Quando i parlamentari lasciano lo scranno, scatta il vitalizio, quelle pensioni d'oro dello scandalo, uno scandalo che continua. Adesso sembra che sia in arrivo una legge che legherà il vitalizio ai contributi versati, quel metodo che per noi comuni cittadini è regola da anni. Si calcola che in Parlamento potrebbero essere risparmiati 100 milioni l'anno su 2000 vitalizi. Bene, benissimo, era ora. Ed ecco da dove si potrebbe cominciare. Stefano Rodotà ha ricevuto sino ad oggi 1.180.000 erotti euro. Aveva versato 241.000 euro di contributi. La differenza è 938.810 euro. Giuliano Amato, lo stesso, più di 1 milione ricevuto, solo 300.000 contributi versati. 809.000 erotti, la differenza a suo vantaggio. C'è il caso del cantante Gino Paoli, 557.000 i soldi ricevuti. C'è una differenza rispetto ai contributi versati di 496.000 euro. L'imprenditore Luciano Benetton, a suo vantaggio, una differenza di 491.000 euro. Massimo Cacciari ha ricevuto 432.000 euro in più di quanto abbia versato. Lo stesso Mario Capanna, il leader del 68, ha ricevuto più di 500.000 di euro, ha versato 120.000 euro, la differenza è di 400.000 euro. L'ex ministro Augusto Fantozzi, 332.000 euro ricevuti, 271.000 in più di quanto abbia versato come contributi. Franco De Benedetti, 409.000 euro ha avuto, 228.000 in più di quello che ha versato. E poi Scalfari, 847.000 euro di differenza a suo vantaggio. Dal Parlamento sono passati in tanti, anche Ilona Staller, in arte Cicciolina, prende la sua pensione di Stato. Ci sono poi casi clamorosi, come quello di Pietro Craveri, senatore per 7 giorni e riceve una pensione dal 1987. O Toni Negri, l'ideologo delle Brigate Rosse, deputato per 64 giorni, dal 1983 alla pensione.